a cui poi è stato addossato l'avancorpo della cappella. E appunto è formata da una parte chiusa, la cappella, e da un portico invece aperto con un frontone a timpano triangolare. E se si tira un'asse dal centro dell'entrata, diciamo, un'asse longitudinale, si arriva esattamente nel cimitero che c'è di fronte alla cappella della famiglia Crivelli, che era un'importante famiglia di questa zona, che costruì appunto proprio la cappella in asse con la chiesetta, proprio per sottolineare il suo attaccamento e anche la sua devozione verso il culto della Madonna della Fametta. E una cosa che non vi ho detto è che la torre è stata utilizzata prima che venisse costruita la cappella anche come torre colombaia, come appunto allevamento delle colombe, connesso sempre con Villarconati. Infatti anche all'interno di Villarconati c'è una voliera nel giardino che adesso è quasi crollata, è in disuso, mentre prima c'era proprio una voliera in cui venivano contenuti anche gli uccelli tropicali, comunque sempre per il gusto dei nobili di sfoggiare quelli che erano anche degli animali che i propri ospiti non avevano mai visto. E quindi anche qui venivano, diciamo, allevate delle colombe. Grazie.